Eccoci qua per Time Out personaggi. Chiudiamo una stagione che è stata interessante. Abbiamo fatto quattro chiacchiere insieme con tantissime persone. La chiudiamo con un personaggio vero della montagna Umbra, il grande sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti. E non Massimo, come dice qualcuno, neanche Max, perché è troppo familiare, non va bene. Massimiliano tutto lungo Presciutti. Perché Gualdo Tadino? Allora, in realtà volevamo anche avere rappresentante di Gubbio per rimproverare al sindaco Presciutti certe iniziative, certe polemiche di questi giorni, ma diciamo che Gubbio la rappresentanza la farò io, visto che mancano gli augubini. Da dove arriva intanto questa incredibile continua, questo agonismo continuo tra questi due campanili? Beh, antichissimo. Dalle tavole augubine. Dalle tavole augubine, perché? Lì è sancita questa rivalità. Sì, quindi agli augubini gualdesi stanno... E viceversa. Stanno come saltando sui calli, voglio dire, c'erano persone che saltassero sui loro calli, e a voi viceversa? Così dice la storia. Così dice la scritto. Storia. Ma voi della politica avete fatto di tutto per evitare questa... di mantenere questo tipo di rivalità o no? Ma diciamo che ci sono degli alti e bassi, mettiamola così. Se da un lato siamo riusciti a costruire, credo, un grande strumento programmatorio come quello delle aree interne. Bene, bene, aree interne. Insieme al collega Stirati e ad altri 8 sindaci della fascia appenninica siamo riusciti appunto a chiudere questo grande strumento di programmazione per un importo complessivo di 12 milioni di euro che il governo ha da poco sancito in via ufficiale, e quindi risorse che verranno sul territorio. Dall'altro, ogni tanto continuate questa rivalità, prosegue a litigare. Allora, dato che io rappresento chi manca, gli augubini, allora noi di Gubbio facciamo un festival importante, terzo anno, con un sacco di iniziative, persone che conosciamo e che sono bravissimi, studiosi in gamba, che si chiama il Festival del Medioevo, e a voi non vi sta bene. Motivo? No, a noi sta benissimo. Anzi, no, non vi sta bene, anzi, la data, via. Sta benissimo che ci sia il Festival del Medioevo, anche perché noi vorremmo che questo importante avvenimento che si svolge quest'anno per la terza edizione possa crescere, possa e debba crescere. Come? Innanzitutto non sovrapponendolo a un altro grande evento del Medioevo che si svolge nella vicina città confinante di Gualdo Tadino, da più di 40 anni che sono i Giochi delle Porte. I Giochi delle Porte, famosi, ahimè, resi celebri da da quell'ultima iniziativa di uno dei quartieri, il doping del Somaro. La vogliamo raccontare questa? Ma quella la racconto volentieri, perché i Giochi delle Porte sono, per il 10° anno consecutivo, hanno avuto il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali. Per quanto riguarda quell'episodio... Quindi è una manifestazione storica seria. Riconosciuta. Cioè, voglio dire, se non si fa folklore non parliamo o con non tutto. Si sceneggia chissà che cosa. Non si parla con tutti. Si fa ricerca storica, ecco. Okay. Assolutamente. Mm-hmm. Anche perché il corteo storico del sabato ormai da tantissimi anni viene giudicato appunto da esperti di Medioevo e viene assegnato un premio apposito. E cosa succede? Succede che noi da più di 10 anni abbiamo volontariamente, perché non c'era quantomeno una norma che lo imponeva, tenuto al benessere animale, e quindi facciamo di tutto per far sì che ci sia il massimo della tutela degli animali. E nella penultima edizione è successo che uno di questi animali fosse trovato positivo ad una sostanza. A una sostanza, e mica male, roba che... roba forte. Poi è stato certificato, visto che come per le persone si fanno le controanalisi, quindi si studia, è stato certificato da un istituto appunto veterinario di primissimo livello su scala nazionale che questa sostanza era stata presa, ahimè, perché anche gli animali come le persone possono avere dei problemi di salute, quindi in assoluta
Monafede non aveva alterato tra l'altro le prestazioni perché questo animale era arrivato tra le altre cose ultimo, quindi come dire. Vabbè. quindi se mai era un doping a perdere, quindi esatto, quindi cadeva proprio il presupposto di fondo, ecco, questo è il senso. Quanto, allora, 92 comuni, l'Umbria, radici profonde, quanto conta per mantenere comunità, e adesso la diciamo molto seria, comunità coese, ricorrere a iniziative folcloristiche come questo genere, di questo tipo e genere che fate a Gualdo? Per noi i giochi delle porte sono, tra l'altro, nel nostro statuto comunale, la festa che identifica l'identità della città, perché tra l'altro è svolta in onore del Santo Patrono, e San Michele Arcangelo, quindi un aspetto religioso, ma anche un profondo aspetto storico e culturale, e identitario appunto, perché i giochi delle porte sono non solo una rappresentazione della Gualdo del Medioevo, ma sono anche appunto il frutto, dopo 41 anni, di una grande ricerca continua. Non è caso che ogni sabato di ogni edizione i cortei hanno un tema apposito, quindi non si ripropongono mai anno dopo anno. C'è un grandissimo lavoro 365 giorni l'anno. Ogni porta ha la sua stalla, la sua taverna, la sua sartoria, dove autoproduce tutti i costumi, quindi non parliamo di affitti, acquisti o quant'altro. E negli anni abbiamo avuto anche la fortuna di poter creare delle vere e proprie professioni che sono nate nei giochi delle porte. Abbiamo delle sartorie che si sono imposte, abbiamo svolto il primo campionato del mondo di tiro con la fionda a Gualdo Tradino, proprio perché il tiro con la fionda è una delle quattro prove dei giochi delle porte, e intorno a questo grande avvenimento c'è anche un aspetto che a me piace tantissimo, è quello sociale, perché le taverne e le stalle sono luoghi di aggregazione dove tantissimi giovani possono svolgere attività sane come la cura dell'animale, il tiro con l'arco, la cucina, il tiro con la fionda, quindi momenti di socialità sana. Ma quindi funziona davvero per tenere coesa la comunità e per creare uno spirito, come dire, sociale condiviso da parte di tutti? Assolutamente sì, i giochi delle porte non sono... c'è niente da ridere sul somaro che corre, voglio dire. Non sono è una cosa solo molto i tre giorni della festa. I tre giorni sono il culmine di un lavoro che ricomincia il giorno dopo che finisce la festa. E mi dica, perché visto che lei è un sindaco del PD, qui fanno tutte queste storie contro il povero sindaco Romizzi di centrodestra e la signora Severini che fanno 1416... Ma francamente, perché non funziona bene su Perugia città, Perugia capitale, o perché? Io non lo so perché non dovrebbe funzionare, dico la verità, non ho nemmeno approfondito molto quello che è stato il motivo che ha fatto nascere questa iniziativa. So che nelle comunità come le nostre, così come in quelle vicine, Val Fabbrica fa la sua festa a fine agosto, e la Quintana a Foligno è ormai storia e tradizione, la vicina Gubbio festa centenaria come i Ceri, cioè queste feste di popolo che identificano le comunità sono a mio avviso un valore non solo cittadino, ma per la regione nel suo complesso. E ripeto, il fatto che per 10 anni consecutivi il Ministero, il MIBAT, dà il suo patrocinio non è una cosa scontata. Ecco. Segno evidente che c'è un valore vero all'interno. Quindi facciamo un asse centrosinistra centrodestra in nome delle feste, giusto? Delle feste storiche, no? Ma io devo dire che nella prima edizione, quella perugina, quella 1416, sì, le nostre porte hanno collaborato per i costumi piuttosto che per l'organizzazione, visto che da noi c'è una macchina molto ben rodata, sia per quanto riguarda il corteo storico, sia per quanto riguarda la parte più strettamente organizzativa, credo che sia giusto anche contaminarsi, perché poi noi siamo... Quando si dice che della politica ormai non ci si capisce più niente, perché si incrociano destra e sinistra, diciamo anche questo. Però adesso qui diciamo un'altra cosa importante. Voglio dire, volete mettere voi di Gualdo la vostra tradizione con quella degli ogubini che rappresento esclusivamente qui quest'oggi, dei Ceri, della grande festa dei Ceri, assolutamente riconosciuta a livello planetario? Ma sono essenzialmente due cose fondamentalmente diverse. E quindi io, tra l'altro, tranne l'anno in corso, ho sempre partecipato molto volentieri alla festa dei Ceri, perché la ritengo una festa di popolo
non solo bella da vedere, da godere, è bella, è splendida, ma anche è partecipata, è colorata, è straordinaria. Storicamente sì. Importante, non a caso, come dire, il simbolo della regione dell'Umbria è rappresentato esatto. Dai tre ceri, quindi nulla da dire rispetto a una festa che ha... Insomma, non è di un altro livello, però voglio dire, c'è un'altra così cosa. Straordinaria, sono così un'altra cosa speciale. Lì è una antichissima tradizione in onore del santo patrono, e che sostanzialmente da tantissimi anni viene riproposta il 15 maggio. La nostra è una manifestazione diversa, non a caso tipo medievale, quindi totalmente diversa, con un appunto un corteo storico importante, con una gara nel vero senso della parola, no? Dove c'è un vincitore, dove ci si sfida fra virrioni, fra l'altro, non possono essere messe sullo stesso piano, perché appunto sono due cose diverse, e quindi l'una non può essere paragonabile all'altra. Ho paura se ci fosse qui un eugubino vero, qui avreste modo di litigare, Ma su questo no. Io penso di no, perché io riconosco la valenza storica, antropologica e la bellezza della festa di Ceri, così come riconosco, non perché sono sindaco di Gualdo Tadino, l'importanza e la bellezza di una manifestazione come la nostra, che ripeto, è meno antica, è tutt'altra cosa, però ripeto, non possono essere paragonate perché sono cose completamente diverse. Allora, mi dica questo, perché non fate una festa, un festival del Medioevo Gubbio Gualdo? È immaginabile arrivarci? Questa è stata la mia proposta quando c'è stata questa sovrapposizione di date. Perché? Perché se vogliamo fare, come abbiamo fatto, ebbene, una politica di territorio che faccia uscire dall'isolamento quella parte del territorio montano, e non a caso alle interne dà dei cospicui finanziamenti all'uopo, credo che noi abbiamo, come dire, la possibilità, unendo le forze, di fare una cosa più grande, più bella, e che valorizzi tutto il territorio. E più dove nazionale magari, ancora. Sì. Esatto, dove magari a Gubbio si prosegue in questa opera di approfondimento, e quindi rispetto a tutti i temi legati al Festival del Medioevo. Ma poi il sabato sera della Festa delle Porte, dei Giochi delle Porte, dove c'è il corteo storico con 1000 figuranti, che si rappresenta la vita nell'epoca, credo che questi studiosi possano e abbiano anche la curiosità di vedere e di giudicare, perfetto. Perché no, anche il perfetto, però a Gubbio dicono che quando c'erano i ceri, lei ha fatto passare il Giro d'Italia a Gualdo, allora come la mettiamo? Magari come avessi avuto questo potere, come dire, se avessi avuto il potere di far spostare l'organizzazione del Giro d'Italia, forse non sarei qui, avrei altri tipi di ruoli. E purtroppo è stata una coincidenza per noi storica, perché per la prima volta il Giro d'Italia arriva a Gualdo Tadino, ma non scherziamo, insomma, RCS organizza la corsa a tappe più importante del mondo, okay. Quindi le date le decidono loro e non certo il Comune. Quanto conta, sindaco Presciutti, quanto conta a livello proprio di economia, di vitalità dell'Umbria, l'avere feste di questo genere? Non solo a Gualdo, non solo a Gubbio, ma in tante parti dell'Umbria. Anche, come dire, qualche volta anche un po' tirate per i capelli, qualche volta, no? Insomma, Forse questo è il limite. Non parlo di capelli con lei, no. Voglio dire, no, era così, forse venuta questo... così. Forse questo è il limite vero delle tante manifestazioni, forse non dico troppe, però dove c'è qualità, ricerca storica, dove si dimostra che c'è un'organizzazione degna di tale nome, sono manifestazioni che attraggono. Noi ormai da anni abbiamo anche questa fortuna di avere un main sponsor che ci sostiene anche in tutte le questioni relative alla sicurezza e tante altre cose, perché sembra poca cosa, ma organizzare una festa di queste dimensioni e di questa entità significa decine e decine di migliaia di euro spese nell'organizzazione. Certo. Quindi per fare le cose per bene ci vogliono anche risorse adeguate. Certo. E noi abbiamo la fortuna di avere, tra l'amministrazione comunale, sponsor storici, la possibilità di avere un'azienda come Rocchetta sul territorio che sostiene cospicuamente l'organizzazione dei giochi. E questo ci consente di fare un evento di qualità. E la qualità paga. Non c'è sempre dappertutto, lei dice. Riflettiamo. Esatto. Tante sagre, tanto folk inventato, poche rievocazioni storiche serie, poco movimento di popolo dietro la festa. Beh, le sagre sono sagre, quindi vanno bene per i paesi.
le frazioni, benissimo, sono momenti anche quelli di aggregazione, soprattutto in estate, benissimo. Quando parliamo di manifestazioni come i Giochi delle Porte, non parliamo di una sagra, parliamo di un evento grande sul quale bisogna studiare, approfondire e lavorare molto per dare uno spettacolo di qualità, perché di questo stiamo parlando, perché chi ancora non l'ha visto, quindi faccio un po' di marketing territoriale. Eh certo, ci vengono dall'Umbria a vedere. Ma ci vengono da tutta Italia. Da tutta Italia. Noi abbiamo da tre mesi già tutte le strutture, non solo di Gualdo, ma del comprensorio. Già via col marketing territoriale, 20 secondi, facciamo il marketing. Quindi quest'anno 28-30 settembre, venerdì, sabato e domenica, 41esima edizione dei Giochi delle Porte, venite, perché il venerdì si aprono le taverne con il corteo dei vivandieri, il sabato c'è il grande corteo storico con mille figuranti, la domenica. Bene. E se ho capito bene, non andate al Festival del Medioevo a Gubbio. No, questo lo dico io. Questo lo dico solo. Io spero, auspico che ci possa essere la possibilità di posticipare le date. Qualora non fosse, certo, io invito a venire a Gualdo Tadino. Allora, adesso cambiamo argomento e andiamo su cose pochino più serie, anche se, ripeto, il clima invita più a riflettere. I Giochi delle Porte sono una cosa molto seria. Sulle feste. Ok, pardon, mi scuso, però più seria la situazione dell'economia gualdese. Rocchetta, problemi con la comunanza, sappiamo, problemi, questioni. Che sta succedendo? Purtroppo non sta succedendo niente, questo è un grande rammarico. Nessuna nuova buona nuova non vale in questo, in questo caso, discorso. Cattive nuove. Non vale qui. Che noi abbiamo, credo, in Umbria, e non a Gualdo Tadino, la possibilità di avere il più grande investimento interamente privato, che parliamo di un investimento di 30 milioni di euro, senza un centesimo di soldi pubblici. E questo per l'Umbria è poco meno di un miracolo. Esatto. Va bene. Piano industriale depositato, e una conferenza di servizi che si è espressa, il Ministero della Salute che ha dato l'ok al nuovo marchio, un'area da risanare per intero, che è l'area della Rocchetta, devastata da un'alluvione, quindi investimenti ambientali, possibilità di sviluppo, possibilità di creare opportunità in un momento difficilissimo. Da 2 anni e mezzo siamo in giro per tribunali, cosa francamente a mio avviso incomprensibile. Di chi è la colpa? Su, diciamo la seria. C'è un ricorso presentato da una ricostituita comunanza agraria che ha aperto più di un fronte giudiziario. Il TAR ha dato ragione su tutta la linea a regione, comune e azienda. Il cosiddetto commissario per la liquidazione degli usi civici ha sospeso l'istanza di sequestro dei pozzi. Siamo in attesa della convocazione dell'udienza al Consiglio di Stato, ma la cosa che francamente più mi... Lei ha citato cose che vengono dal Medioevo, no? Eravate la storia si ripete. Ne eravate finora fieri, adesso c'è qualche problema con le cose che arrivano dal Medioevo, no? Ci sorrido un po', ma ci sorrido amaramente, perché davvero noi oramai avremmo avuto... Noi intendo la città, l'Umbria, perché io ricordo bene che lì nell'area della Rocchetta, soprattutto in estate, c'era un grandissimo viavai di persone che venivano da tutta l'Umbria, anche da fuori. Quindi avremmo avuto l'opportunità di riavere un ambiente più bello, sicuro, attrezzato, a disposizione di tutti. Avremmo potuto avere un nuovo stabilimento con nuovi posti di lavoro. La polemica è sono pochi, quando si crea sviluppo e lavoro... Però sono. E avremmo potuto avere anche ulteriori ricadute per il territorio, perché Rocchetta non sostiene solo i Giochi delle Porte, ma ha fatto un accordo triennale con l'oratorio per i giovani, quindi finanziando le attività dell'oratorio per 60.000 euro in 3 anni. E sta ragionando su un accordo triennale anche in quel caso con la locale scuola calcio, dove ci stanno 220 bambini che vivono e operano da lì. E aiuta, come dire, il comune nelle iniziative culturali. Quindi, come dire, la presenza di un operatore economico di questa valenza credo sia una ricchezza per la comunità. Mi avvicino, sindaco, per dire che ci sarebbe, visto la battuta venuta per sbaglio prima, da mettersi, no, le mani sui capelli.
nei capelli per la situazione economica del territorio. Devo dire più quando è arrivato lei. Adesso qualcosa, qualche schiarita c'è? Ma noi abbiamo appunto cercato in questi anni di porre le basi per attrarre risorse sul territorio. Ce l'avete fatto? Quando ho citato prima aree interne, non era scontato giungere a un risultato di questo livello, perché aree interne significa investimenti in mobilità, in opere pubbliche, in servizi alla persona, in tante cose che servono alla comunità. Poi abbiamo cercato di operare per attrarre anche investimenti sulle strutture pubbliche, quindi scuole, il centro promozionale della ceramica che è stato finanziato. La ceramica è importante, Però mentre parla, lei si rende conto, c'è stato un periodo dell'oro di Gualdo Tadino. Gualdo Tadino è stata una città ricca, operosissima. Aveva il reddito merito di sindaci migliori di lei? No. Merito no, di persone lungimiranti e competenti. Perché io ricordo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 quando ci fu il boom della ceramica e quindi ci fu una vera e propria rivoluzione industriale per la città. Dopo parliamo anche della Tagina, perché c'era la Valsorda bellissima anche all'epoca, c'era anche l'acqua minerale, ma c'era la Tagina, c'era il genio gualdese. Però Gualdo per tanti versi è l'emblema di quest'Umbria che si è improvvisamente persa, che si è fermata. Ce l'ha un'idea per farla ripartire, Presciutti? Non ho ricette prestabilite. Una cosa però credo sia necessario sottolinearla. Per troppi anni, partendo dal caso Merloni, si è parlato Merloni. Di quell'area territoriale come la più martoriata, esatto, essendo tra l'altro zona di confine tra due regioni, tra l'Umbria e le Marche. Con l'Umbria che ha trascinato, sa come il morto, il vivo, ha trascinato anche le Marche, un pezzo di Marche nei problemi, nei guai. Mentre nel Fabrianese, seppur tra mille difficoltà, però ancora alcuni insediamenti industriali permangono, dalla nostra parte, fatto salvo Tagina, di cui poi diremo, Faber della vicina Fossato di Vigo ha portato tutto a Sassoferrato, chiudendo lo stabilimento Umbro. E io credo che se si può dire una cosa è che noi abbiamo fatto molti documenti e tante buone intenzioni, però pochi risultati. D'ora in poi, sul modello Gualdo Presciutti, meno documenti, più fatti e un cambio di passo che si può fare con i privati, chiedendo di investire di più ai privati? Ma da un lato questo, dall'altro credo anche più coraggio nel sostenere quelle che sono le cose che sono venute avanti. Su Rocchetta, ad esempio, noi dobbiamo essere molto più decisi, no? Cioè non può essere solo il sindaco di Gualdo Tadino che dice che è un investimento importante, che ci sono 30 milioni in ballo, quant'altro. Ogni tanto viene in televisione, lo ripete, però dopodiché ritorna a Gualdo è noioso, voglio dire, sì. E poi ritorna a casa e nessuno gli dà credito, voglio dire. No, bisognerebbe che su questi argomenti, perché Gualdo Tadino poi, ripeto, ha i presupposti per ripartire. Diciamo Gualdo Tadino, diciamo un pezzo di Umbria importante, ecco, questo ci tenevo a dire. Perché tra tutto parliamo di una popolazione che rappresenta... Ma soprattutto un'esperienza speciale. Tagina, si diceva dei privati, l'avete trovati, avete trovato un gruppo giusto, avete trovato la possibilità di ripartire con un brand che è sempre stato buono ma doveva essere valorizzato. Adesso che succede? Che ci siamo anche lì di nuovo inceppati? Allora, lì credo che sia anche in questo caso l'emblema di quanto sia bella l'Italia è complicata allo stesso tempo, perché noi abbiamo rischiato, avevamo un piede e tre quarti dentro il burrone. Ecco. Eravamo finalmente, praticamente morti. Già morti. Vabbè. Poi, a volte la fortuna aiuta gli audaci, siamo riusciti con un colpo di reni a sanare la situazione, una nuova compagine societaria ha sostituito la vecchia, e abbiamo possibilità di sviluppare non solo le vecchie produzioni, ma puntare su un prodotto molto innovativo che il nuovo gruppo già produce nel Lazio, quindi prodotto per esterno, spessorato fino a 7 centimetri,
In 2 mesi è già ripartita la produzione, un primo forno è stato riacceso, 70 persone lavorano. Ma la burocrazia non funziona, la burocrazia statale non funziona. Quando il nuovo management è andato a chiedere, udite udite, 6 mesi, non 6 anni. Dopo la Merloni, voglio dire, 60 mesi, anni la Merloni di cassa integrazione. Di cassa integrazione straordinaria per gestire la fase di rilancio, cioè per mettere nelle condizioni di fare la manutenzione straordinaria dei forni, degli altri 2 forni che devono ripartire, apriti cielo, 1 miliardo di complicazioni, interpretazioni circolari ministeriali, fatto, che non finivano più, eccetera. Risultato? Venerdì 3 agosto, quindi di quelle prossime ore, tutti gli ammortizzatori sociali verranno a mancare. Ma ci rendiamo conto, ci rendiamo conto, ci rendiamo conto. Dover licenziare forzatamente, proprio perché non... Perché poi magari riassumendo anche pure qualcuno, no? Sì, certo. Forzatamente alcune persone, io spero, mi auguro, che la follia che di questo Stato però abbia un limite, Che qui parliamo non di un, con tutto il rispetto, caso Merloni 2, dove per 13 anni non si è riusciti a trovare... Sì. No. E la cassa integrazione lì avete esagerato assolutamente, ma si è esagerato per uno Stato, anche per enti pubblici che non avevano prospettiva però, voglio dire, no? Ma diciamo anche lì, colpa vostra c'è non un imprenditore sua. Che in quel caso... La Merloni che ormai da anni ha acquistato e non produce, quindi bisognerà pur farsi una domanda. In questo caso invece abbiamo... Noi l'abbiamo detto ai telespettatori che Gualdo è una strana cosa, ma insomma è tanto importante. Abbiamo un gruppo. Tanta Umbria c'è a Gualdo, tanta roba Umbria, tanti misteri Umbri, tante incomprensioni Umbri, tanti problemi dell'Umbria, sono Gualdo Tarino. Sì. No, poi qui, tornando a Tagino, abbiamo una nuova compagine societaria che non solo ha ripreso la produzione, ma che ha visto dopo 8 giorni, credo un record mondiale, dal tribunale accettare senza osservazioni il concordato presentato, 8 giorni, mi segna evidente che c'è del buono nelle prospettive che questa azienda ha, siamo appesi ad una decisione ministeriale che francamente stenta a comprendere il perché. Non viene nelle condizioni in cui siamo. Noi forniamo le telecamere, speriamo che qualcuno l'ascolti. Sindaco, in generale, ma qualche volta se lo chiedi, ma chi me lo fa fare? No. No. Sì, lei no. Francamente no. Ce n'è molti dei suoi colleghi che però se lo chiedono. No. No, noi quando facciamo le riunioni mi dicono tutti noi siamo matti. Forse un po' lo siamo. I sindaci sono matti. Come forse species. Un po' lo siamo. I matti. Però io non ho mai pensato. Non parliamo di matti con quelli di Gubbio, no, per carità. Sennò si offendono. Lo sono molto di più. Ma io non l'ho mai pensato, per un motivo molto semplice. Uno, perché uno non fa il sindaco tutta la vita. E quindi. Certo. Due, perché non me l'ha ordinato il medico, quindi potevo fare tante altre cose, continuare a fare quello che facevo, quello che sto facendo. Tre, perché credo non ci sia niente di più bello e gratificante che provare a fare qualcosa di buono per la comunità in cui si vive. Poi ci si riesce a volte più, a volte meno, a volte per niente, però è una cosa che a me piace da morire. È una sfida che piace, però tanti sono un po' depressi, no? La burocrazia, le accuse della gente, magari qualcuno che dice non arrivate qui, dovete arrivare anche là, e poi la burocrazia che non vi fa muovere, e fatti come quello della Tagina, incredibili. Cioè, voglio dire, ma io non sono mai depresso, anzi a me rimprovano il contrario. Essere troppo ottimista. Mi dicono che sorrido sempre. E allora adesso... Per ridere il piangere. Io poi dopo mi allontano. Ma se riesce a essere anche ottimista sul PD, io vado ad ascoltare lì. Allora io m'arrendo. Lei è un caso clinico, Molto probabile. Ci riesce il suo partito? Riesce a essere ottimista anche sul futuro del suo partito, il PD? Io sono per natura ottimista. Il PD... ma allora esagera. Il PD però in Umbria come in Italia deve tornare ad essere un partito. Non può essere una somma di persone, perché se no non andiamo. Quindi un partito che fa
un partito e quando dice una somma di persone dice una somma di interessi personali, no, una somma di persone, una somma di io voglio fare questo e tu ti devi scansare, allora fatemi spazio a me perché io devo, c'ho bisogno, oppure perché io ho le qualità, sì, questa roba qui. Allora io, come dire, non sono giovanissimo ma nemmeno vecchissimo, c'ho un'età di mezzo, diciamo così, no? Quindi io ricordo, sono un militante di lungo corso, che non mi era mai capitato di vedere autocandidature a IOSA di vario tipo e specie. In un partito normale si discute di contenuti sulle cose da fare e poi si sceglie chi potrebbe portare avanti. E adesso si fa il contrario. E lei non ce l'ha neanche con Verini e Guastitti, vero? Che, io non ce l'ho personalmente con nessuno. Alla segreteria regionale. Io non ce l'ho con nessuno. E perché ha detto questo? Ho semplicemente detto, e l'ho anche detto a suoi colleghi, che uno di primarie si muore, perché le primarie sono diventate, come dire, uno scontro personale, punto, non c'è niente di contenuto. Quindi ricominciamo a parlare delle cose che vogliamo fare, di ciò che proponiamo ai cittadini, perché se poi si perdono voti... E questo è il tema, e voglio dire, vanno tutti con la Lega dopo quelli che votavano PC una volta e poi PDS, DS, cioè anche a Gualdo è successo, evidentemente qui c'è un problema proprio di contenuti, non di comunicazione, esatto, neanche di persone, no? Assolutamente. Cioè di contenuti, c'è non fate abbastanza, non siete vicini alla gente, non create il lavoro che vorrebbero gli umbri, o c'è no? Un problema più profondo appunto di quello delle autocandidature, cioè, a me non interessa Pinco Pallino alla guida, a me interessa capire, perfetto, cosa si vuole fare. Vuole approfittare per candidarsi a segretario regionale? Ha tante cose da fare, anche quello no, anche quello no. Quante, diciamo, quante possibilità secondo lei ha il PD di rimanere così, questo tipo di formazione, o piuttosto invece di dividersi ad autunno? Ma io penso che non ci sarà un'ulteriore divisione, lo dico per... un ordine di motivi su tutti. Io quando... Perché lei è un ottimista, prima di tutto, no, perché a parte lei però, è uno spaventoso ottimista. Però io vado per strada, cioè a me rimproverano anche questo, di non essere, di non stare molto nel palazzo, che per me è un grandissimo complimento invece. Io giro molto per la città, vado nelle frazioni, cerco di parlare, capire, poi ovviamente, come ho detto prima, non sempre si riesce a dare risposte esaustive, a volte bisogna anche arrendersi all'evidenza di problemi che sono insormontabili, però i cittadini vogliono sentire chi ha responsabilità di governo vicino, vuole quasi toccare con mano, e noi questa cosa l'abbiamo persa, da troppo tempo ci siamo, come dire, concentrati solo, troppo ed esclusivamente su quelle che erano appunto le aspettative personali di ognuno di noi. Per me poco conta chi sarà il prossimo segretario del PD, purché sia frutto appunto di una discussione sui contenuti, sulle cose che vogliamo e dobbiamo fare. Ok, però questo lo dicono tutti, ma dica la verità, veramente lei ritiene che non ci saranno spaccature? Per dire, lei più vicino all'area ex Margherita, qualcuno dice che verrà ricostituita, qualcuno dice che Renzi a un certo punto si stufa, parte, prende cappello e se ne va, oppure Calenda con Gentiloni che si fa il fronte repubblicano, chissà che altro, eh? No. No. Secondo me, noi dobbiamo, anche perché nel 2019 avremo una prima prova, che sono elezioni amministrative in più della metà dei comuni dell'Umbria, tra cui il capoluogo di regione, che è Perugia, e dobbiamo, appunto, ripartendo dai contenuti, visto che i partiti oramai, quantomeno nel campo del centro-sinistra, sono pressoché spariti, dobbiamo ricominciare a parlare, è fatica, con le persone. Perché vi preferiscono il Movimento 5 Stelle a voi di sinistra? Ma innanzitutto io spero di poter dire non ci preferiscono dappertutto. Ok, a Gualdo vi preferiscono? No, preferiscono i 5 Stelle o ma no? Ma le elezioni politiche... No, a Gualdo anche... preferiscono la Lega, no? No, no, il primo partito è stato alle politiche, già nel 2014 fu il Movimento 5 Stelle. Ecco, quindi... Poi però l'amministrativa del Movimento 5 Stelle prese l'8%. Ecco. Questo a significare cosa? Non che Presciutti è bravo. Significare che, soprattutto nelle realtà locali, piccoli e grandi che siano, e anche nelle regioni, perché poi l'Umbria è un quartiere di Roma, va bene? Certo, e questo non bisogna dimenticarlo. Il contatto costante, quotidiano, con i problemi delle persone può fare la differenza.
E questo noi l'abbiamo un po' perso. L'ha detto tre volte, però lo dicono tutti, anche avversari feroci, però questa roba non succede. Questo lo deve ammettere, via, non succede. No, non succede dappertutto. Non sta succedendo. Non succede dappertutto. A Gualdo succede, perfetto. No, a Gualdo succede. Io anche, adesso tornando alle cose serie, per esempio ho un ottimo rapporto istituzionale col collega Stirati di Gubbio. Gubbio. Un ottimo, ma con altri colleghi anche del territorio. Perché? E anche di schieramenti diversi. Che hanno c'era Umbra, c'è un sindaco che non è di centrosinistra, così come a Sigillo. No? Però insieme sui temi, sulle questioni, siamo riusciti a trovare una convergenza, ad esempio sull'area interna, occupandoci dei problemi delle persone, perché questo gli amministratori devono fare. Se non facciamo questo, se continuiamo a perpetrare le lotte interne ai gruppi dirigenti, che tra l'altro si stanno sempre più assottigliando, perfetto. La vedo complicata, quantomeno. Benissimo, noi un modello Presciutti per l'Umbria, per il PD, per la gestione amministrativa l'abbiamo indicato, va bene? L'abbiamo indicato e abbiamo concluso quest'anno con Massimiliano Presciutti, mi fa personalmente molto piacere, spero che abbia fatto piacere a tutti, anche agli eugubini, se possibile, anche ai nostri telespettatori eugubini. Noi diciamo, e l'abbiamo detto tante volte in questa stagione, Social TV, entriamo nei vostri salotti se volete, poi ripartiamo con una nuova stagione senza l'AFA di questi giorni, magari però con qualche argomento ancora più pesante, però ricordandoci che Presciutti un modello l'ha dato sia al PD che alle amministrazioni. Adesso fate voi e decidete di conseguenza. Grazie tanto a Massimo Presciutti, grazie ai telespettatori, buona serata.